Allora, ciao a tutti, perché questo video? Come ho detto, sulla pipa c'è poco da dire, invece c'è chi ha da dire sulla pipa, che produce contenuti interessanti spesso, con una certa dose di ironia, che è Aldo Mancusi. Ho scoperto oggi, perché è un po' che non sto seguendo molto internet, ma ho scoperto che è stato chiuso sia il canale YouTube di Aldo che il canale, addirittura il canale Instagram. Questo che significa? Che io penso che a YouTube e ad Instagram mi siano arrivate delle segnalazioni da parte di persone indicando che sono video inadatti, che sono video provocatori. Adesso non so perché io non ho mai fatto la segnalazione, ma immagino che ci sia tutta una casistica che dia delle connotazioni negative ad un video pubblicato. Allora, questa cosa qui, chi potranno essere stati? Quelli che parlano di fitness? No, chi potranno essere stati? Quelli che parlano di runner? Quelli che parlano di scienza? No, saranno fumatori di pipa. Ma siccome purtroppo, io l'ho già detto tempo fa, i fumatori di pipa sono delle persone che si autoghettizzano, rinchiudendosi nel loro orticello a difendere il nulla. Infatti spesso capita che vengono promosse su dei canali Facebook, delle dirette Zoom, e spesso non interviene nessuno, non interviene nessuno perché spesso il confronto dà fastidio. Aldo è un fumatore di pipa da almeno 25-30 anni, quindi ha fumato, anzi non solo è un fumatore di pipa, anche abbastanza capacità economica per fumare le migliori pipe e i migliori tabacchi. Quindi stiamo parlando di una persona appassionata della pipa. Non credo che faccia questo per ricavare quattro stronzate di soldi dagli abbonamenti YouTube. Non credo questo, perché ho avuto modo di conoscere Aldo. Non credo che gli manchino le 200 euro, sinceramente. E lo fa perché è un suo passatempo, ma non credo che faccia questo qui per avere una remunerazione economica, ma solo per così. Mi piace essere un personaggio su YouTube, poi ci sta questa cosa qui, è una cosa che fa piacere tutte le persone che stanno su YouTube, compreso me che faccio pochissimi video, ma Aldo non ha bisogno di fare lo YouTuber. Parliamoci chiaro. Ma detto questo, qual è il problema? Il problema sono, come ho detto su tante vite, gli invidiosi. Allora, chi fuma la pipa, ho detto, già si rinchiude nel suo piccolo ghetto che pensa di capire tutto. Tant'è che, come stavo accennato prima, facciamo degli incontri Zoom e non interviene nessuno. Non interviene nessuno perché la gente pensa che sa tutto e che poi non interviene lo Zoom. Però guardano tutti i video che pubblichiamo sulla pipa, dove dico che sono dei vermi, perché questi qui che sono dei guardoni vermi, invidiosi. So, cioè, se fosse la categoria di YouPorn sarebbe i cuckold, quelli che guardano la moglie che fa sesso con uno sconosciuto. Ecco. Quindi stiamo parlando di persone invidiose, rancorose, che poi fanno danni, capito? Perché uno, questa qui è gente che uno, come quando uno va al mare, no? Quando va al mare uno passa un anno intero a evitare delle persone, poi magari devo trovare vicino a un ombrellone. Stessa cosa per i video. Uno passa un anno a evitare gli stronzi, poi si ritrova che guarda un video e te fanno il link. Ti fanno un link negativo, ti fanno una recensione negativa, fanno una segnalazione. A che pro?